appunto c'è questo grande stallo, no? Ma lo stallo non è dovuto a noi che siamo qui, noi siamo qui da 2 giorni, quelli che sono qui da 20 anni, 30 anni, che lo trovassero loro il sistema per sbloccare. Noi non stiamo bloccando niente, nessuno. Tutti sapevano che non avremmo mai dato la fiducia a Bersani, però l'unico che forse non ancora l'aveva capito era lui. Quindi ha fatto perdere tempo a noi, al capo dello Stato, ai cittadini italiani. Bisognava fare un passo indietro. Fai in modo che noi possiamo avere quella piccola speranza di dire, bah, forse veramente vogliono cambiare qualcosa, ossia via i rimborsi elettorali. Meglio un Bersani per gli affari correnti piuttosto che un Monti in prorogazio? A me il fatto che Monti continui non piace. Credo che ci sia bisogno di un governo nuovo, visto che le elezioni hanno dato una... Con chi? Un governo a 5 Stelle sarebbe la cosa migliore per il paese. Napolitano ha fatto una consultazione a metà, perché a Bersani incaricato non l'ha incaricato. Non ha continuato a fare consultazioni con gli altri partiti che c'erano a seguito, perché poteva anche nascere un accordo, un altro genere di accordo, un altro genere di... Del tipo? Non lo so, però in sede di consultazione sono cose che si vedono in sede di consultazione. Cioè noi la nostra proposta eravamo pronti a farla, poteva anche essere accettata, no? Che era la famosa proposta di un governo a 5 Stelle con delle figure fuori dai partiti. Poteva anche essere appoggiata, se non da un partito incompleto, ma da una parte, no? Vediamo che il PD ultimamente è un po' in maretta, ha 3-4 correnti. Potrebbe anche essere che una corrente del PD si stacchi per appoggiare un tipo di politica nuovo. Perché non farli questi nomi, però, mi scusi? Ma il capo dello Stato non li voleva, non li ha voluti. Bastava dire, sì, va bene, vi do 2 giorni, portatemi la vostra squadra di governo. Noi gliel'avremmo data. Bersani vi ha lanciato un nuovo appello, ha detto guardate di nuovo alle proposte, avete congelato 8 milioni di voti. Che dobbiamo fare quello che ci dice lui, adesso francamente un po' troppo, insomma, no? Che ci debba anche dire quello che dobbiamo fare. Mi dite perché non sono stati fatti dei nomi però per il governo? Napolitano non ha chiesto questo. C'è stato un silenzio quasi imbarazzante da parte di Napolitano su questa parte qui. Perché comunque Napolitano vuole fare una formazione, un governo che è strettamente politico, e determinato a certe persone, basta guardare la scelta che è stata fatta nei nomi. Questa storia dei 10 saggi non ci piace molto, soprattutto perché non c'è nessun rappresentante del Movimento 5 Stelle tra i 10 saggi. Quindi io credo che siano 10 saggi che debbano studiare un punto d'intesa tra il PD e il PDL, escludendoci. Perché non vogliono partire le commissioni? Questa è la pressione che noi facciamo. Per le composizioni delle noi commissioni potrebbero rispondere. Le commissioni devono rispettare il Parlamento, in proporzione alla costituzione del Parlamento, non al governo, maggioranza o minoranza. Cioè ogni gruppo parlamentare ha i suoi membri nelle commissioni. Quindi perché non le vogliono far partire secondo voi? Questa è una bella domanda, ce la stiamo facendo da un mesetto, aspettiamo le risposte. E la risposta che vi siete dati è? Non lo sappiamo, vuol dire che vogliono tenere in stallo il paese, il Parlamento. E poi dare la colpa a noi. Io ci sono. Governabilità, cambiamento, dicevo, e corresponsabilità. E quindi abbiamo avanzato un'altra proposta e il mio appello è guardatela meglio, quella è la strada che ha detto il PD. Se Bersani serve per aiutare questa strada, Bersani c'è. Se Bersani fosse un ostacolo su questa strada, Bersani è a disposizione. Onorevole Gasparri, buongiorno. Sono in ritardo, sto andando a... È una cosa sola. Il PD ha aperto, no? Soluzioni condivise per la Presidenza della Repubblica, volevo capire la vostra risposta qual è. Pensate di trovarla questa soluzione? Andare dritto con vostro nome? Quando voi sarete in onda domani sera, sì, sarà il 38esimo giorno dalle elezioni, uh-huh, e ancora Bersani vuole fare perdere tempo all'Italia, noi non ci stiamo. Perde tempo, però ha detto che vorrebbe trovare una soluzione condivisa con voi per la Presidenza della Repubblica. Qual è la soluzione condivisa con voi? Questa... Che loro si sono presi la Presidenza della Camera, la Presidenza del Senato, vogliono la Presidenza del Consiglio, hanno la Presidenza della Corte Costituzionale e vogliono anche la Presidenza della Repubblica. Quindi voi vi opponete e farete un nome vostro? No, cioè in sintesi, con il 29% dei voti, con lo 0,3 di differenza tra loro e noi, vogliono le prime 5 cariche dello Stato. Sulla Presidenza della Repubblica posso chiedere qual è la vostra posizione, se volete un nome vostro? Noi crediamo che la priorità in questo momento sia il governo del Paese, cioè non ci rendiamo conto che stiamo vivendo una crisi economica che non ha precedenti nella storia della Repubblica e ancora giochiamo con tutti questi tatticismi. Si decida subito, altrimenti si torna immediatamente al voto. Sente di avere il partito dietro le spalle?
se ha paura che se invece sente che qualcuno rema contro, se pensa di dimettersi, se ci ha mai pensato. Tutte queste cose che il PD si spacca, io non le temo proprio. Il PD io chiedo di averlo con me assolutamente. Noi abbiamo fatto una direzione, lavoriamo in quel solco. Non appena ci sarà un congresso girerà la ruota, toccherà un altro. Io la porto fin lì. Punto. Il tempo è scaduto, detta così sembra Mike Buongiorno, così collego alla mia introduzione Maria De Filippa, Mike Buongiorno, i miei riferimenti culturali, ma il fatto del tempo scaduto è una assoluta evidenza per chi non vive soltanto nei palazzi ma sta in mezzo alla gente. Allora, io non so quale sia la soluzione per il futuro, so che o noi prendiamo atto del fatto che la clessidra è agli sgoccioli finali e c'è bisogno di dare dei segnali immediati, sia di credibilità istituzionale, ma soprattutto di risposta sui temi del lavoro, oppure rischiamo di perdere tutti la strada per tornare a casa. C'è qualche problema che riguarda me? Ditelo. Non l'ho sentito. Ma quello che ho sempre voluto chiarire, ecco, non mi si raffiguri, per favore, come il Bersani ostinato. Non ho neanche messo il mio nome sul simbolo. Lo stesso Renzi ha detto stiamo perdendo tempo, andiamo avanti. Ma se Renzi ha un'altra idea su come sbloccare la situazione è giusto che la metta in campo. Mi pare che un'idea che non è percorribile, come dire, anche perché nessuno poi ha il coraggio di esplicitarla fino in fondo, è quella di un accordo organico col PDL. Bersani ha detto facciamo il Presidente della Repubblica e poi si riparte dalla mia proposta. Non è un po' un intignare? Non trovo illogico quello che sta dicendo Bersani. Cioè, non ci ha detto che vada a sbattere di nuovo? No, ma la verità è un'altra, è che il voto ci ha consegnato, in assenza di questo bipolarismo maturo, uno stallo perfetto. Però si continua con questo stallo. È uno stallo perfetto da quale uscire non è facile, perché in realtà non se ne può uscire. Facendo un passo indietro Bersani non potrebbe essere... Ma lui già l'ha detto che è disponibile a fare un passo indietro. Però non lo fa. Ma secondo lei il problema è di persone? La partita adesso diventa la Presidenza della Repubblica. Volevo capire se pensate di andare avanti con un vostro nome. Penso ad esempio a Prodi, che sarebbe ben visto dai 5 Stelle, e quindi in questo caso chiudere definitivamente la porta al PDL, se andate dritti con il vostro nome. La Costituzione chiama tutti noi a lavorare onestamente, prime tre votazioni, no? Per una soluzione che sia di larga o larghissima convergenza parlamentare. Non ci si detti il compito, per favore, non ci si detti il compito, perché non è possibile. Ecco, da lì in giù si discute. Noi abbiamo detto che vogliamo andare al governo, che siamo disponibili a fare il governo. Il governissimo, loro non lo vogliono fare. Il governissimo, e se non è questo che andiamo alle elezioni. Certo. Ora c'è la questione della Presidenza della Repubblica, che è un altro elemento fondamentale, chiaro. Fondamentale, perché non si può occupare tutte le istituzioni. Voi Prodi, un'eventualità di Prodi proprio non la prendete neanche in considerazione. I nomi siamo lontani, siamo tanto a discutere. Vediamo se è un'apertura. Vediamo, non ci credete ancora, insomma. C'è solo cose fredanti. Bersani ha ribadito però che per quello che riguarda il governo lui chiede il nostro sostegno vergognandosene. E allora questo mi sembra che crea una situazione di una qualche difficoltà. No, sul Presidente della Repubblica volevo capire. Lì c'è stata sul una Presidente della Repubblica ha detto una cosa ovvia, che sulle prime tre votazioni ci vuole una scelta condivisa. Una scelta condivisa. Di Prodi? Un eventuale Prodi come Presidente. Lo consideriamo un serio avversario politico. Buongiorno, dai, non tutti i giorni però, non dai. Volevo solo tutti i giorni, una cosa, non ha voglia. Ieri ho parlato. Volevo solo riassumere il suo discorso. Ecco, vabbè, dai, riassumilo tu, ma il giornalista. Vediamo un po' se è così. Ecco. Troviamo col PDL una soluzione condivisa, tu mi fai nascere il governo, altrimenti dietro l'angolo c'è Prodi alla Presidenza della Repubblica? Oh, mamma mia. No? Non è questo? Ciao, grazie. Se serve, mi faccio da parte. Hockey, you love it. Hockey, you love it.